Buongiorno ragazzi, sono ancora in pigiama, mi sono appena svegliata e oggi dovrò portare Anastasia in un posto che a me non piace molto, ma nel quale è necessario andare. Tra poco vi svelerò che cosa dovrà fare questa mattina Anastasia, intanto andiamo a svegliarle. Buongiorno bimbe, ciao amore, amorina mia. Ehi, ciao amore. Buongiorno amore. Amore mio. C'è un pupino. Dietro. Eh? Ma ho scritto qua dietro. Lo sai qua dietro? Ciao amore. Amore. Buongiorno. Sveglia. Allora ragazzi, anche Vanessa è rimasta a casa perché non sta tanto bene da ieri, che ha dolori dappertutto, alle gambe, alle braccia, al petto, alla schiena. Infatti sono stata anche contattata dalla maestra ieri perché domenica ha preso molto freddo e anche dell'acqua, perché è partito un erogatore di acqua mentre giocavano in un parco. Quindi sono a casa entrambi, adesso però è veramente giunto il momento di chiamarle, le ho fatte dormire ancora un pochino, ma perché fra poco dobbiamo andare con Anastasia a fare una visita che poi vi farò dire da lei. Buongiorno. Amore, ho detto ai nostri amici che stamattina hai una visita. Vuoi dire tu che visita hai? Il vaccino. Hai il vaccino, amore, il richiamo dei 6 anni, vero? Adesso la mamma che colazione vi prepara? Un crepo. Una crepa alla Nutella? Mi vai mando che voglio guardare un po' di TV. Va bene, però appena ti chiamo scendete. Tutte e due, Vane, ci sei? Ci sono le ciabatte, me le porto. Sì che ci sono le ciabattine, amore mio. Adesso vi preparo le crepe e poi scendete, ok? E come al solito mi chiedono le crepe alla Nutella. Vabbè, gliele farò anche questa mattina, perché magari ne mangio una anch'io che non ho ancora fatto colazione. Così gli do la carica giusta per poi andare a fare il vaccino. Guardate ragazzi, a me i vaccini non piacciono per niente. Ho sempre tanta paura ogni volta che devono farne uno. Però sono importanti e bisogna farli. Quindi ho un pochino di paura, però non lo dico ovviamente né a Vanessa né ad Anastasia, perché non voglio trasmettere a loro questa paura. E voi ragazzi, avete fatto tutti i vaccini quando eravate piccolini? Avevate paura o eravate tranquilli? Scrivetelo nei commenti. Io sono un po' una fifona. Buon appetito! Anche il mio compagno oggi non viene a scuola perché anche lui devo fare un vaccino, però noi due. Ma tu due penso io, perché sono tante le cose che ti devono mettere dentro, hai capito? Quindi suppongo siano due punturine, ma i vaccini in realtà sono 7, nel senso, è per 7 malattie che ti coprono oggi, quindi li mettono tutti dentro una siringa, ma essendo 7 secondo me li suddividono in 2 siringhe. Ragazzi, sapete che a me il mio compagno che si chiama Viola, sì? È mo per arrivare a scuola, ci vuole tanto perché lei abita lontano. Quindi si sveglia anche molto presto la mattina a questo punto, immagino, giusto? Sì. Adesso amore, finisci di mangiare la crepe perché dobbiamo andare a prepararci. Magari incontriamo Tommaso allora a questo punto, se tu dici che deve fare il vaccino, magari. Ah, l'ho detto ieri. Va bene. Amore, dobbiamo andare a prepararci. Sei tranquilla? Sì. Bravissima. Perché Anastasia è coraggiosissima, vero? L'ho detto anche la maestra. Dai, andiamo a vestirci che dobbiamo andare. Sì. Che magari arriviamo prima e lo fai prima, ok? Sì. Andiamo. Sì. Sei pronta, amore mio? Sì. Adesso aspettiamo anche tua sorella e finalmente riusciamo ad uscire di casa. Oltretutto siamo senza benzina, dobbiamo correre perché rischiamo di rimanere a piedi. Che occhiaie che hai, amore? Stai bene? Sì. Che brutto che hai, fa vedere la mano, tuo vicino dolce, amore. Allora amore, siamo arrivati. Ragazzi, se non lo sapete ancora, tra poco il nostro canale farà 1 anno. Vero? È vero amore, tra pochi giorni, sì. Brava, hai ragione. Dani, metti la mano. Così. Allora bimbe, andiamo perché è quasi ora, siamo arrivate all'ASL e andiamo a metterci in coda per il vaccino di Anastasia. Dai ragazzi, stiamo per entrare, siete pronti? Sei pronta amore? Dani, tra pochissimi minuti tocca già a te, siamo solo quasi noi, penso che rimaniamo solo noi da fare il vaccino, quei pochi bimbi che ci sono l'hanno già fatto. Sei pronta? Ok, il bimbo è andato via che ha aspettato il suo quarto d'ora. Allora, dopo il vaccino dobbiamo aspettare 15 minuti, ok? Due. Tocca a noi. Ok, ci ha chiamati. Andiamo, ragazzi.
Anastasia com'è dritta dritta, non vede l'ora di fare un bacino. Amore, abbiamo fatto due punturine, com'è? Come va? Questa mi fa male, questa no. Vuoi far vedere che abbiamo i cerotti? Questo fa un pochino più male perché secondo me c'era quello della varicella. Abbiamo un cerottino qua, però poi passa, adesso appena arriviamo... Sì, perché fanno anche quello per la varicella, il richiamo, è questo qui. Sei stata? Hai fame? Il vaccino ti fa venire fame, ne facciamo uno alla settimana, amore. No. Scherzo. Sei stata veramente coraggiosa e brava, vero Vane, che è stata brava? Adesso dobbiamo aspettare un quarto d'ora però, ok? Perché dobbiamo... Ecco, non lo so se qua c'è qualcosa, vuoi andare a vedere se c'è una macchinetta qua dietro? Dove stiamo andando? Stiamo andando alla ricerca di... cibo. No Vane, secondo me è dall'altra parte. Ok, i 15 minuti sono terminati. Anastasia, come stai? Bene. Stai bene? Ti fa male il braccino destro però, vero? Quale braccio ti fa male? Questo. Quello destro, che è l'ultima punturina. Dove... Questo è sinistro. E quello è il sinistro e non ti fa per niente male? Meno male. E dove andiamo adesso? Burger King? Sì. Vane, hai fame? Sì, infatti, io seguo te, ma si esce di là. Andiamo, ci siamo perse. Seguitemi. Seguiamo te, dai. Portaci alla macchina, Anastasia. Ti porto un'altra macchina. Io seguivo Vanessa, che non so quale percorso stesse facendo. Equilibrista. Ok, e anche questo ce lo siamo tolto. Ok, abbiamo ritrovato la retta via ed era giusta la strada che stava facendo Vanessa. Dove sono? Dove siete, bimbe? Ok, siamo arrivati al Burger King. Tu vuoi il solito, amore? Il toast? Sì. Come va il braccino? Un pochino meglio? Vanessa, ma non dobbiamo chiedere per il tuo compleanno? Sei sicura che lo vuoi fare qua e non lo vuoi fare all'Agorà? Sì. Se no lo facevamo di sabato all'Agorà. No? Ok, adesso chiediamo. Come sta il braccino della mia bimba? Non metterlo in bocca? Sta un po' meglio? Tutto buono, amore? Bravissima, stai mangiando tutto. Questo vaccino ti ha fatto venire l'appetito oggi. A me mancano 30 giorni. Eh sì, stiamo organizzando il compleanno di Vanessa qui al Burger King, giusto? Ok. Lei conta gli inviti da dare. Cosa stai mangiando? Un dolcino? Così diventi ancora più dolce? Poi mi dai tanti bacini? Prego, amore. Siamo tornati a casa, questa lunga mattinata. Adesso abbiamo due bimbe super impegnate. Quella vaccinata che colora. E che cosa sta colorando? Amore. Giù. E poi abbiamo Vanessina che invece ha deciso di fare il compleanno al Burger King e quindi abbiamo portato a casa le partecipazioni e adesso scriviamo i nomi dei suoi compagni. Vero amore che hai deciso di invitare tutta la classe? Brava, questo gesto ti onora. Bravissima amore mio. Inviterò tutta la classe dell'asilo e anche farò il Burger King perché la classe dell'asilo... Hai ragione amore. Tra 5 minuti togliamo il maglioncino che ti faccio gli impacchi con l'arnica perché altrimenti stasera tu non riuscirai più a muovere il braccio destro, ok? Ani, poi ce lo fai vedere perché è stupendo quello che hai fatto, lo sai che sei veramente brava? Ho fatto il scanino adesso un po'. Anastasia ha preparato un biglietto d'auguri per la sua sorellina che tra pochi giorni compierà gli anni. Festina per la Vanessina. Eh sì, vediamo un po'. Wow, che meraviglia! Vediamo qui. Ma che brava, Ani, Anastasia! La torta, il giochino, i palloncini. Ma... Ah no, fiorellini. Brava, amore. Ah, ci sono anche i palloncini. Secondo terzo. Bravissima, adesso però dobbiamo mettere subito la pomata, dai. Ok, Morina. Ti fa male, amore? Adesso la mamma ti fa subito l'impacco. Allora, amore, adesso ci prepariamo. Aspetta che apro. Papà,
il super cerottone grande. Vediamo un cerottone. No, un cerottone grande grande. Adesso togliamo questo. No. Dai. Non si vede niente. Allora, adesso mettiamo un tantissima pomatona qui. È rossa. Anastasia, è una pomata, Non sto facendo niente di che. Ok, vieni qui. Ma cosa urli? È fresco? È fresco. Non fa male, amore. Gioia. Anche papà è bravo a disegnare. Sì, papà è molto bravo a disegnare. Chiudiamo l'arnica così non esce fuori. Avete visto che bel disegno? È Babbo Natale, secondo me. Sì. Allora, Ani, il video lo terminiamo qua, va bene? Sei stata comunque molto coraggiosa e hai anche il diploma che ti ha lasciato la dottoressa. Lo vuoi far vedere? Dove c'è il disegno di Peppa Pig? Eccolo qua, bravissima. Il diploma di coraggio rilasciato da Anastasia. Ragazzi, se volete, magari domani vi farò vedere con me che disegniamo insieme Peppa Pig. Però ve lo vorrei disegnare oggi, però. Disegnalo, amore, fa niente, non ti preoccupare. Così passi il tempo, ok? Sì. Quindi questo video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate il pane, vieni! Tanto. Ok, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Lasciate un like a questo video. E lasciate il pollicione in su. E oggi io Vanessa faccio un bagno aria. Se oggi io Vanessa facciamo un bagnetto, magari sono i video che facciamo un bagnetto, ci mettiamo un costume e lo facciamo. Va bene, ciao! Ma ciao, come faccio? Più tardi, aspettiamo un po'. Taglio poi il cerotto. Forse è meglio che oggi il bagnetto non lo fai, amore.